Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Rigi 03. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo episodio della nostra carriera su F1 Manager 2023 con la nostra Audi Sport. Episodio numero 31, ringrazio tutti del supporto che state dando a questa magnifica serie. Like, commento e condivisione sono sempre apprezzati all'inizio del video. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Nello scorso episodio siamo andati a fare una grandiosa gara in Spagna che ha costato il primo podio nella storia dell'Audi. La macchina si sta evolvendo nel giusto modo e stiamo riuscendo ad avere i risultati sperati. Riusciremo a replicarci nel prossimo Gran Premio? Lo vedremo adesso. Let's go into the game. Eccoci qui nel menu principale della nostra carriera con Audi. Allora andiamo a vedere un po' le email, che cosa ci dicono. Ci sono dei componenti che dobbiamo andare a rivedere, li rivedremo sicuramente. Ok, abbiamo una situazione debitoria, non mi piace questa cosa. Dobbiamo cercare di fare un po' di soldini. Andiamo a riparare la macchina. Dobbiamo produrre qualche alettone anteriore ragazzi, direi. No, non possiamo produrre niente raga. Va bene, niente da vedere. Il prossimo Gran Premio è in Canada tra una settimana, quindi avremo il tempo di produrre nuova roba, eccetera eccetera. Prodotti due nuovi alettoni anteriori, visto che ne siamo a corto, signori. Ci servono appunto. Allora, sviluppo dei piloti. Addirittura si sono sviluppati i nostri piloti. Assurdo. E Frederick Vesti continua a crescere. A noi va benissimo. Una fiducia elevata del consiglio. Va benissimo. Resoconto finanziario non ci interessa. La macchina è la seguente, signori. Beh, direi che va bene sicuramente in velocità media e in velocità di accelerazione. Dovremmo un po' migliorare velocità massima, efficacia di RS, alta velocità e raffreddamento dei freni. Quindi mi sa che dobbiamo continuare a sviluppare l'alettone posteriore. Direi che è tutto pronto per il prossimo Gran Premio. Abbiamo una macchina che funziona. Il circuito di Canada è un circuito equilibrato, quindi dovrebbe andare bene la nostra macchina. Allora, sicuramente raggiungi il Q3, ci sta. Raggiungi il Q2, almeno con tutte e due, spero. E la posizione in qualifica, direi almeno dodicesimi, tutte e due. Posizione finale di tutte e due, almeno decimi, tutte e due. Quindi zona punti, no, rischio forse un po' troppo. Andiamo di dodicesimi, almeno. E va bene così, dai ragazzi. Direi che questi obiettivi, secondo me, si possono adempire in modo corretto. Vedremo ragazzi, non abbiamo nient'altro da fare. Siamo dietro Mercedes. Se vogliamo cercare di acchiappare Mercedes nella classifica costruttori, dobbiamo arrivare davanti a loro. Ovviamente la cosa che ci interessa di più al momento è difenderci da Andretti Cadillac. Non puntiamo troppo in alto. Vediamo che dietro abbiamo sia Andretti che McLaren. Quindi il nostro obiettivo è andare sia davanti a Andretti che sia davanti a McLaren. Se riusciamo magari davanti a Mercedes sarebbe anche meglio. Lo vedremo nel fine settimana. Allora andiamo al weekend di gara del Gran Premio del Canada, signori. La Formula 1 è atterrata qui nel Quebec e non stiamo già nella pelle. Speriamo che non sia il giorno della marmotta. Quei roditori hanno già creato scompiglio in più di una gara in passato. Il Gran Premio del Canada sta per iniziare e l'unica tensione che vogliamo vivere in pista è la sfida tra grandi campioni determinati a conquistare un posto sul podio. Il rettilineo lungo un chilometro del terzo settore del Gilles Villeneuve è come un punto di domanda. Chi oserà frenare per ultimo? Gomme e temperatura dei freni vanno tenute d'occhio per l'intera durata della gara. La fuga di Max Verstappen verso il traguardo ha provato ancora una volta che l'olandese, quando in forma, è inarrestabile. Restate con noi per non perdervi nessuna emozione. Pronti per il weekend nel Gran Premio di Canada. Abbiamo un venerdì piovoso, un sabato invece tutto a posto. Un weekend senza sprint, tutto a posto direi. La conoscenza di componenti di tutti e due i piloti ancora deve essere messa al 100%, quindi devono lavorarci. Speriamo in un buon setup, in una buona preparazione in questo weekend di gara, ovviamente. Direi che ci siamo, possiamo andare nel Gran Premio a fare le prove libere e poi ovviamente ci vediamo alle prove libere numero 3 per poi fare la qualifica insieme. Ok, allora, visto le prove libere numero 3, abbiamo Max Verstappen in prima, Perez in seconda e Sainz in terza. Haas addirittura in sesta posizione. Davanti abbiamo anche le Aston Martin, ma hey, Valtteri Bottas in ottava posizione, con Vettel in dodicesima. Davanti alle Mercedes, davanti ad Andretti. Vedremo ragazzi, sarà un weekend strano, vedremo. Ok, abbiamo anche delle buone preparazioni e tutto quanto dei nostri due piloti. Quindi si spera appunto in un buon weekend di gara, dove possiamo guadagnare buoni punti e piazzarci almeno davanti ad Andretti Cadillac. C'è tensione in pista mentre entriamo nella prima fase di qualifiche. Le qualifiche sono divise in tre round, con l'eliminazione dei piloti via via più lenti. Qui si sente la pressione. Chi riuscirà a conquistare le posizioni migliori in griglia? Volevo chiederti un giudizio su Carlos Sainz e sulle sue condizioni. Nelle prove ha fatto segnare un gran tempo, per cui è facile immaginare che ora sia al settimo cielo. Ma la domanda è un'altra. Riuscirà a tenere questo ritmo da qui in avanti?
Bene, ci siamo quasi. Le qualifiche stanno per iniziare. Ok, pronti per le qualifiche del Gran Premio di Canada, signori. Andiamo, siamo pronti. I nostri piloti sono soddisfatti della loro fiducia abbastanza elevata, sul 90%. E nulla, si punta ovviamente al Q2 per tutte e due, ma si punta, importante, al Q3. Cercherò di fare solo un run, quindi di risparmiare più gomme possibile. Faremo un run. Adesso la gommatura è bassa, quindi aspettiamo che si gommi un pochino il tracciato. Esce la McLaren di Oscar Piastri e vedremo, ragazzi. Bellissima comunque la vettura, la McLaren G è una delle macchine più belle sicuramente del Circus al momento. Anche la nostra vecchia Williams, che si è unita con Renault e BVT, è anche molto molto bella. Speriamo che appunto possano gommare un po' il tracciato e che possiamo uscire già con un tracciato molto migliore. Quindi avanziamo col tempo. Direi di iniziare a uscire. Andiamo, ritorniamo in pista. Allora, proviamo con Vettel davanti e Bottas dietro. Bottas ne ha sempre di più in qualifica. In realtà, sapendo questa cosa, dovrei mettere Bottas davanti. Speriamo di fare un buon giro. Attaccati i nostri piloti, andiamo a fare una pole position addirittura di Bottas, che si mette primo in 1:11.084 davanti a Verstappen e Perez, e Vettel in settima posizione. Assurdo il tempo di Bottas, assurdo. Penso che Valtteri Bottas non abbia bisogno di un altro giro, ma neanche Sebastian Vettel, in teoria. In pratica vedremo, facciamo scorrere un po' il tempo. Valtteri Bottas assolutamente non ha bisogno di un altro tempo. Vettel lo rischiamo veramente tanto, in realtà. Servirebbe un altro giro di Vettel, perché no, in realtà no. No, io mi fido dei miei piloti. Mi fido dei miei piloti, sono sicuro che non si migliorano lì dietro. Ci sono macchine troppo scarse per... Oh mio Dio, la sto rischiando veramente tanto, signori. La sto rischiando veramente tanto. E Vettel riesce a qualificarsi, per fortuna. Rischio che non dobbiamo prendere più, perché mi sono letteralmente caccato nei pantaloni. Però buono, siamo in Q2 e Valtteri Bottas veramente veloce, può ambire a delle posizioni molto alte in questo fine settimana in Canada. Eccoci qui alle qualifiche numero 2. Direi di partire subito con un giro. Siccome Vettel appunto ha questo problema di essere trainato, direi partiamo con Bottas davanti e Vettel dietro. Ha problemi di velocità Vettel, quindi diamogli una scia, e così almeno Bottas riesce a fare un buon giro e Vettel comunque riesce a fare un buon giro. Occhio che qua veramente tanta gente fa impeding. Vediamo il tempo dei nostri piloti. Vettel si mette davanti, 1:10.9 addirittura per Sebastian Vettel. Invece Bottas 1:03, molto male. Bottas avrà bisogno di rifare il giro. Invece Vettel potrebbe anche essere già qualificato. Infatti Vettel si mette in prima posizione e rimane là, signori. Bottas ha bisogno di un altro giro, non me lo voglio rischiare, ma purtroppo ha bisogno di un altro giro. 95% le gomme, usiamole, continuiamo con queste gomme, non voglio sprecarne altre. Secondo me ha la possibilità di farlo. Diamogli la scia di Vettel. Facciamo uscire anche Vettel con le gomme usate. Diamogli la scia di Vettel e facciamolo andare appunto. Infatti Bottas è molto a rischio. Un giro praticamente con impeding, credo, perché per fare un giro del genere per forza ha avuto impeding. I piloti iniziano già a uscire, direi di uscire noi allora. Quindi Vettel davanti e Bottas dietro. Ma purtroppo è uscito tardi Bottas ed è dietro a Leclerc, sperando che riesca a prendere la scia, che non abbia problemi. Bottas si piazza in. Dai Bottas, dai. Bottas si piazza in nona. Un altro giro con impeding, mi sa. È a rischio, è molto a rischio Valtteri Bottas, purtroppo. Verstappen non si qualifica, addirittura in 15ª posizione, e rischiamo tanto, ma riusciamo a qualificarci. Verstappen in 15ª posizione addirittura, Sebastian Vettel in terza. Potremmo ambire una pole position, raga. Potremmo ambire una pole position senza Max Verstappen. Tutti noi, i nostri piloti sono in Q3 e siamo veramente... Abbiamo fatto dei tempi assurdi. Addirittura Vettel 1:10.9. Allora, signori, c'è bisogno di fare un primo run. Vediamo quante gomme abbiamo. Abbiamo due gomme in realtà. C'è bisogno di fare un primo run buono. Bottas davanti e Vettel dietro per prima, sperando di non avere tipi di impeding questo giro. Eccolo Leclerc lì. Vettel lo vedo molto distaccato. Bottas si piazza in prima posizione, 1:10.9 il suo tempo. Vettel si mette in seconda a 2 decimi di secondo. Vedremo al momento la pole position di Bottas. Risetappiamo i nostri piloti. Bottas con gomma nuova e anche Sebastian Vettel con gomma nuova. Servirebbe una gomma nuova per la gara, forse, non ne ho idea, però forse ne avrà bisogno. Dai ragazzi, siamo in pole position al momento. Vedremo se riusciremo a confermarci. Stavolta Bottas davanti e Vettel dietro. Vediamo se
riusciremo a buttarci in pole position. Bottas non si migliora, Vettel non si migliora, si migliora nel settore centrale Sebastian Vettel e si mette in seconda, Bottas in prima. Assurdo, ragazzi. Prima linea Audi. Sono scioccato quanto voi, non me l'aspettavo per niente. Senza Verstappen e con delle Ferrari in difficoltà e anche Sergio Perez, riusciamo a metterci davanti a tutti. Assurdo, Valtteri Bottas in prima posizione e Sebastian Vettel in seconda. Ragazzi, non me lo sarei mai aspettato un risultato del genere. Impressionante, una qualifica assurda che mette un 1-2 Audi lì davanti. E abbiamo anche un gran passo gara, credo, con Sebastian Vettel che sempre ci ha dimostrato in gara di avere un gran passo. Vedremo che cosa riusciremo a fare in gara. Sono veramente allibito da quello che sto vedendo. Cioè, letteralmente all'inizio dell'anno uscivamo in Q3 e adesso abbiamo fatto una pole position in Canada. Vedremo, ragazzi, andiamo alla gara allora. Sono eccitatissimo. Non manca molto ormai. I piloti sono pronti a sfidarsi ruota a ruota. Siamo al giorno di gara. Intitolato al leggendario campione canadese, il circuito Gilles Villeneuve è da sempre teatro di battesimi. Qui hanno ottenuto la prima vittoria in carriera piloti come Alesi, Hamilton, Kubica e Ricciardo. Oggi il cielo è più grigio e nuvoloso che mai. Ciò significa che la gestione delle gomme potrebbe fare la differenza nel corso della gara. Ogni squadra spera di avere la fortuna dalla sua oggi, quindi bonne chance a loro e ai piloti impegnati in questo Gran Premio del Canada. Signori, dopo una qualifica assurda andiamo in gara, una gara che si prospetta buona per i nostri piloti visto che partiamo in prima e seconda posizione. Assurdo, strategia soft hard o media hard? Beh, la soft hard è fattibile, quindi direi di soft hard, anche se Vettel ha un 96% di gomma rispetto a quella là di Bottas, però non dovrebbe avere problemi, appunto. Va bene, ragazzi, direi di andare con tutti e due così. Ovviamente spingiamo subito. Ragazzi, vedremo cosa succede in questa gara. Prima fila tutta Audi, ma assurdo. Siamo pronti per i 70 giri del Gran Premio del Canada, qui a Montreal. Questa gara sarà l'occasione di valutare le ambizioni di Valtteri Bottas. Questa partenza in pole rappresenta una grande occasione, ma ce la farà a difendersi fino alla fine? Ricordate, può accadere di tutto in Formula 1. I piloti sono pronti e non vedono l'ora di iniziare il Gran Premio del Canada. Via, signori! Si spengono le luci e via, partiti! Let's go con Valtteri Bottas che subito va una buona partenza. Occhio a Sebastian Vettel che invece perde una posizione alla partenza, ma subito la vuole riprendere. Infatti la riprende su Charles Leclerc che ha provato ad attaccare, gli chiude la sportello e si rimette subito in seconda posizione. Occhio a Valtteri Bottas che vuole scappare, sperando che Vettel si riesca a difendere. Un vecchio leone Sebastian Vettel col suo ex compagno di squadra Charles Leclerc, quindi hanno già avuto trascorsi, sa come funziona il suo compagno di squadra. Vedremo allora, dopo questa grandiosa partenza da parte di tutte e due, che cosa riusciranno a fare. Occhio a Charles Leclerc che ha una vettura veramente molto veloce e si insidia lì dietro, vuole attaccare il nostro 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. Invece Valtteri Bottas scappa all'insegna del suo compagno di squadra. Vedremo che cosa riusciranno a fare. Una buonissima partenza da parte di tutti e due. Adesso è l'ora del passo gara, signori. Si staccano già un pochino di più, Valtteri Bottas ne ha di più. Infatti il distacco inizia ad amplificarsi contro la Ferrari di Charles Leclerc. Occhio a Vettel che vuole sorpassare il suo compagno di squadra, ma rimane dietro al momento. Dobbiamo difenderci, quindi vedremo chi avrà più passo, se riuscirà a passarlo. Sebastian Vettel, il suo compagno di squadra, si mette a fianco, vanno insieme. E vedremo, perché è veramente una super partenza dei due piloti. Occhio a Sebastian Vettel che ci prova all'interno al suo compagno di squadra e passa Sebastian Vettel al momento ai danni di Valtteri Bottas, che appunto dovrà difendere. Li faccio correre al momento i nostri due piloti per vedere chi appunto avrà dei due un po' più di passo. Giro veloce al momento di Sebastian Vettel, i due si staccano veramente tanto dal resto della griglia. Bottas ha un distacco maggiore di un secondo rispetto a Charles Leclerc. Infatti, come potete vedere, non ha il DRS, se la sta vedendo con Sergio Perez e Charles Leclerc. Occhio alle retrovie perché Max Verstappen in 14esima posizione potrebbe fare una risalita. Occhio a Valtteri Bottas che ci prova, i due compagni di squadra continuano a lottare. Vedremo ragazzi che cosa dovremo fare con i due compagni di squadra. Al momento Bottas è davanti. Bandiera gialla, occhio alla bandiera gialla. Non sappiamo che cosa sia successo, non abbiamo idea. Si spera niente tra i nostri due piloti che combattono. Incidente tra più alto, andiamo a vedere.
Stroll si tocca con... Oddio! Assurdo! Si tocca con Lewis Hamilton. Potrebbe esserci una bandiera rossa, perché lì si era creato un grande ingorgo. Vedremo, ragazzi, perché... veramente è stato un grosso incidente. Dobbiamo gestire questa gomma, ragazzi, perché i nostri piloti veramente... Vettel è stato passato. Adesso dico a Vettel di gestire la gomma, appunto, perché ne sta usando un po' troppa. Anche Lers bisogna gestire. Anche Bottas ha bisogno di gestire la gomma. Non se ne vanno dagli altri. Sergio Perez se ne rimane lì, quasi a un secondo di distacco. Dobbiamo gestire anche la benzina. Al momento Vettel è davanti. Direi di fargli usare la gomma per sfuggire un po'. Si continuano a passare i due piloti qui. Cerchiamo di alzare un pochino il piede. I nostri piloti continuano a combattere. Non è buono per i nostri piloti usare troppa gomma, però dobbiamo stare attenti. Occhio a Sergio Perez, che ha gomma media. Continuano a fare sorpassi e contro sorpassi i nostri piloti. Non vorrei in un patatrack, onestamente. Giro veloce di Max Verstappen, che si mette alla caccia dei prime posizioni. Devono andare, devono spingere i nostri piloti. Devono assolutamente spingere. Facciamo spingere sia Vettel che Bottas. Perez passa tutte e due, signori. Non so come, ma Perez ha sorpassato tutte e due. Dobbiamo andarci a riprendere questa posizione. Giro più veloce di Sergio Perez, dobbiamo andarlo ad attaccare. Bottas si rimette in prima posizione, adesso anche Vettel riprende la sua posizione. I due piloti veramente se la stanno combattendo alla prima posizione, Vettel e Bottas. Direi che è il momento di uno dei due per boxare. Ci siamo quasi. Il primo che farò boxare sarà Sebastian Vettel. Gomma hard per Valtteri Bottas e gomma hard per Sebastian Vettel. Andiamo, signori. Perez si rimette davanti, ma ovviamente lui ha la gomma media al momento, che performa di meglio. Addirittura Vettel un grosso problema ai box. Purtroppo 6 e 7 il suo pit stop. Brutto, brutto, brutto. Sebastian Vettel dovrà recuperare. Infatti al momento Leclerc sorpassa Bottas. Vedremo cosa riusciranno a fare. Vettel si trova all'inseguimento di Max Verstappen. Una gara complicata, si complica la gara. Giro numero 30, visto che i nostri piloti... purtroppo Vettel ha avuto un problema ai box. E invece Valtteri Bottas si trova dietro Leclerc, che dovrà appunto attaccare il prima possibile. Si mette davanti Valtteri Bottas, davanti a Charles Leclerc. Adesso è alla caccia di Carlos Sainz. Direi di mettere Lers a potenza e di spingere questa macchina il più possibile. Anche Sebastian Vettel alla caccia di Verstappen e sorpassa. Che gran sorpasso, gran sorpasso di Vettel. 4 volte campione del mondo. Si mette davanti alla Red Bull di Max Verstappen e va al momento alla caccia di Leclerc. Invece Bottas è imbottigliato tra le due Ferrari, ma adesso cercherà di sorpassare anche la Ferrari di Carlos Sainz. Si mette all'inseguimento, lo mette nel mirino. Ci prova Valtteri Bottas e si mette davanti. Adesso Perez dovrà boxare e andrà molto dietro Sergio Perez. Ha i pneumatici ancora poco usurati, ma funzionerà. Aumenta una battaglia tra Bottas e Sainz. Purtroppo Vettel è lì dietro, che deve arrivare. Molto male per Sebastian Vettel, gli è stata rovinata la gara purtroppo al momento. Sebastian Vettel sta arrivando in zona Carlos Sainz, ed eccolo quello che lo sorpassa prima del muro dei campioni. Adesso va alla caccia di Leclerc, che purtroppo è al suo tempo lo stesso alla caccia di Valtteri Bottas. Sarà difficile tenere dietro Charles Leclerc con gomme medie, ma dovranno boxare questi e noi abbiamo possibilità di far funzionare la gomma hard. Andiamo a spingere con l'Erso con tutte e due. Sainz boxa, giro più veloce di Verstappen, che arriva con calma. Al momento siamo in terza e quarta posizione. Ai box Sergio Perez. Bottas si rimette in prima posizione e in combutta con Leclerc al momento. Sta arrivando anche Sebastian Vettel, che è un po' più dietro lì. Occhio a Bottas, che viene sorpassato un'altra volta da Charles Leclerc. Non lascia il posto, non molla la presa, ma al momento la deve mollare. Purtroppo stiamo combattendo, non troppo inutilmente, ma stiamo combattendo. Ci prova Bottas, ci prova Valtteri Bottas. All'esterno ci prova Valtteri Bottas. Si mette davanti al momento e adesso che diventa interno si mette definitivamente davanti di nuovo. Grande sorpasso di Valtteri Bottas, che prende anche DRS ai danni di Leclerc. Gomme veramente super calde per i nostri piloti, dobbiamo iniziare a conservarle, che devono boxare gli altri. Scusate, Leclerc ha 72% della gomma. Leclerc ha già boxato. Ma la gomma di Leclerc droppa molto più velocemente. Tutti gli altri piloti sono con gomma soft e media. Siamo gli unici con la gomma hard.
Quindi dovremmo avere un vantaggio in realtà. Quindi cerchiamo di conservare la gomma al momento. Sorpassi e controsorpassi tra Bottas e Leclerc. Intanto questi controsorpassi, queste lotte agevolano Vettel. Una super battaglia tra i due. Arriva anche Sebastian Vettel a unirsi alla battaglia. Leclerc sta veramente usurando tantissimo la gomma. Anche gli altri piloti sono allo stremo delle gomme. Purtroppo Vettel viene passato da Perez, ma teniamo conto che Perez ha gomma soft. Noi dobbiamo sfruttare appunto questo vantaggio che abbiamo della gomma hard nei loro confronti. Arriva Sergio Perez che sorpassa tutti al momento, ma vedremo. Se ne va Sergio Perez. Vedremo alla fine, vedremo alla fine. I nostri piloti non stanno spingendo, stanno tenendo la gomma, ma è il momento di spingere, direi. È il momento di spingere con i nostri piloti. Ora o mai più, anche con la benzina, perché ne abbiamo un pochino di più, anche con l'ERS, con tutto quello che abbiamo per andare a prendere tutti e due i piloti. Riusciremo ad arrivare a Sergio Perez? Bella domanda. Tre giri alla fine, non abbiamo carburante. Occhio, bandiera gialla. Non so chi è coinvolto in un incidente al momento, ma mi sa che non riusciremo a vincere la gara. Scontro tra compagni di squadra della Ferrari. Ragazzi, direi un risultato più che buono. I nostri piloti sono arrivati in volata, tutte e due qui, come avete potuto vedere al traguardo. Un super traguardo, una super prestazione da parte dei nostri piloti. Che dire, ovviamente era difficile vincerla con bandiera rossa, non riesco a capire perché si è buggato tutto. Va bene, Perez veramente una macchina fortissima e tutto quanto. E direi che possiamo essere soddisfatti di questa grande prestazione dei nostri piloti, che ce l'hanno messa tutta per difendersi da una scuderia quale Red Bull, che sicuramente meritava di più. Verstappen addirittura è arrivato dietro solamente perché è partito dietro. Si meritava anche lui, forse anche di più di Sergio Perez, la vittoria. Avanti a Ferrari in questo weekend. Direi super, super weekend da parte della Audi, uno dei migliori di sempre. E nulla, raga, siamo arrivati davanti a Mercedes, che addirittura ha avuto un Lewis Hamilton che è stato super doppiato. Siamo arrivati davanti a Andretti Cadillac, abbiamo preso veramente un gran bottino questo fine settimana. E appunto questo bottino vede Sebastian Vettel a 53 punti a pari merito con George Russell, e poi Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton di 3 punti con 15 punti presi. Ragazzi, non so come, ma siamo riusciti ad acchiappare Mercedes. Sicuramente sarà difficile difendere questa quarta posizione, non è realistica per me, perché durante l'anno sicuramente regrediremo. Adesso è, diciamo, tutto un po' più bello, ma ovviamente chissà cosa succederà fino alla fine dell'anno. Però ovviamente sono delle buonissime aspettative per il resto della stagione, perché il nostro obiettivo era quello di arrivare davanti a Andretti Cadillac, e essere già davanti a Mercedes, un colosso, è assolutamente una buona notizia per noi. Siamo stati la seconda squadra che ha avuto il miglior bottino di questo fine settimana. Direi che possiamo essere più di che soddisfatti. Super weekend per la nostra Audi, che mette a segno un 2-3, quindi tutti e due i nostri piloti a podio. Addirittura Sebastian Vettel torna al podio dopo tantissimo tempo. E nulla, ragazzi, che vi devo dire? Assurdo, assurdo, assurdo. Un weekend che non mi sarei mai aspettato, ragazzi, perché veramente eravamo messi malissimo a inizio stagione, invece adesso ci ritroviamo a combattere per il podio. Super weekend. Abbiamo il prossimo è Austria, che è un altro circuito equilibrato, quindi la nostra vettura dovrebbe andare bene. Non ci saranno migliorie, no, però ci sarà il periodo test aerodinamici numero 4 tra due settimane, quindi dopo il Gran Premio d'Austria. E nulla, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, like, commento e condivisione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Controllate la descrizione per avere tutte le novità e seguirmi su tutti i social e quant'altro. Ragazzi, che vi devo dire? Grazie a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video, sperando che la nostra Audi possa continuare a performare in questo modo. Un bacione a tutti, ciao da Ricky.